Buongiorno a tutti ragazzi, pochi cazzi e benvenuti alla recensione della partita Roma-Sampdoria, la partita di Coppa Italia disputatosi l'ultimo giovedì di questa settimana. Questa non sarà una recensione come tutte le altre, ma sarà una recensione, quante volte dico recensione, un po' particolare. Infatti prenderanno parte alla recensione non solo io, ma altre due persone. Ma partiamo, cosa state aspettando? Sampdoria è una partita che comunque abbiamo fatto turnover. Comunque mi ha stupito perché, nonostante il turnover fatto dai giallorossi, abbiamo giocato veramente bene e potevamo comunque cercare il gol in più occasioni. Potevamo vincere anche 3-4-0 questa partita. Molti sono stati, a mio parere, le cose strane in questa partita. Per esempio, il fatto che la Roma, cioè, sia riuscita a vincere solo per 1-0. Perché? Abbiamo visto tutti che vi era un portiere finora sconosciuto, detto tal Fiorillo, che ha fatto Casillas dei tempi d'oro. Per dirla, eclatante l'occasione della doppia parata su Florenzi, da quali Florenzi gli avrà tirato una scanna a 200 km orari. Il mister portiere fenomeno è riuscito a prenderla, ma non solo quello, tantissime altre occasioni. Roma-Sampdoria. Allora, Roma-Sampdoria, ottavi di finale di Coppa Italia, che si è giocata alle 18 di giovedì 9 gennaio, è stato debutto vari giocatori come il portiere anche di Nainggolan e debutta anche la maglia nera. Abbiamo visto il capolavoro giocatore, questo è Roma, Raja Nainggolan, perché c'è chi c'ha Radia e chi c'ha Reia, che comunque deve mettere un giocatore veramente freddo, cioè in senso lui riesce a prendere il pallone, alzare lo sguardo, avere le palle di aspettare e servire il compagno. Come visione di gioco ha la visione quasi come quella di Totti. Ovviamente non è come il capitano, però è un bel giocatore, un gran bel giocatore. Formazione che non era titolare per la Roma, hanno giocato Skorupski al suo esordio in maglia giallorossa, Burdisso, Dodò, Torosidis appunto, Taddei. Mi è piaciuto anche, stranamente, non sto bestemmiando, mi è piaciuto Dodò. Giocavano da una parte della Sampdoria Nammasso dei Peracottari, con tutto il rispetto per chi fa il Peracottaro e per chi gioca nella Sampdoria. Mi raccomando ragazzi, perché il 21 gennaio sti juventini di merda vengono nella Tana dei Lupi, vengono nella Tana del Lupo, ovvero vengono all'Olimpico a fare Roma-Juve e quella volta sì, quel giorno gli facciamo un culo grosso quanto un iceberg. Allora, a quanto riguarda come hanno giocato, un primo tempo decente perché la Roma quando attaccava riusciva ad attaccare bene e metteva in difficoltà quel cazzo di portiere che è Dio. Orribile la prestazione di Burdisso, cioè orribile, non delle migliori, quella di Burdisso, come anche quella di Taddei. Ma vabbè, si vede che ero particolarmente felice perché avevamo venduto Bradley, cat royal. Prestazione non brillante di Jajic, ci ha provato. Skorupski non ha mostrato niente, perché comunque Skorupski cosa ha fatto alla fine? Quasi nulla, ha fatto una gran parata all'inizio bilaterale. Florenzi scapoccia e prende a calci il tabellone di fondo campo, per poco non si rompe un piede, ma giustamente questo. E Dio, farà tutto. Sarà anche un po' Florenzi coglione che gliela tira addosso e non gli fa un cucchiaio in testa perché stava steso a terra il portiere, quindi anche un po' a coglione, diciamo. Quando è arrivato il gol di Torosidis, cioè, sono stato molto felice, anche perché è di Torosidis che segna poco, gioca poco e sono soddisfazioni anche per lui. E poi lì so cazzi. Ma non è solo colui che non ha potuto vedere per qualsivoglia motivo la partita, penserebbe che con una coppia di terzini del genere abbiamo incassato dalle 20 alle 50.000 incursioni dagli esterni. La Sampdoria inizia ad attaccare. Ljajic e destro non sapevano fare un cazzo all'improvviso. Sbagliavano tutto. Destro ha deciso che doveva scattarsi anche la porta e anche il mondo il tempo. Allora, quello che vorrei dire su questo secondo tempo, la Roma non è riuscita più a concretizzare. Ve lo dico subito, perché nel primo tempo era la Sampdoria che era molto cattiva e spietata sui falli. Mi è piaciuto anche, stranamente, non sto bestemmiando, mi è piaciuto Dodò. Incredibilmente invece siamo riusciti, non so come, a far risultare Dodò e Torosidis i migliori in campo.
Nel secondo tempo lui è diventata la Roma per frustrazione, perché ha visto che in due o tre occasioni Florenzi, Ljajić, Destro la buttavano sempre in curva. Allora la frustrazione ti fa fare fallo, e quindi abbiamo fatto ammonire Nainggolan, abbiamo dato molte punizioni in buone zone alla Sampdoria, e molte volte, questo lo dico soprattutto a Destro, in area di rigore, quando non ce n'era assolutamente bisogno, tirava giù il marcatore e lo stendeva, la dava dei falli che erano inutili, perché non ti poteva mai fare niente quel marcatore. Cioè, se te ti giravi e facevi un dribbling, una Veronica, non te poteva fare niente. Ho visto la Roma in questi ultimi anni alla Juventus Stadium ha preso solo cazzi in culo, mentre all'Olimpico è riuscito invece a sfornare buonissime, eccellenti prestazioni, riuscendo anche a battere la Juventus. Cross di Dodò e gol di Torosidis, ragazzi, è tipo la bestemmia dell'anno. La pratica Torino è stata archiviata, perché comunque la squadra non era demoralizzata, anzi l'ho vista abbastanza decisa e concreta a fare quello che doveva fare. La situazione è questa: la Roma è testa di serie numero 2, mentre la Juventus è testa di serie numero 7, 6, questa ai sorteggi, per chi non lo sapesse, il numero di testa di serie indica chi ha il numero più basso ha il diritto di giocare le gare in casa. È un sorteggio casuale che avviene prima di testa di serie. Se le teste di serie sono, mi pare, le prime 7 o 6 del campionato, è un sorteggio che pesca il numero più basso, poi verrà contrapposto a quello degli avversari al momento della partita. E penso anche che tutte le squadre che facciano la Team Cup poi pescano il numero, non lo so molto precisamente. Comunque, testa di serie, dicevo, la Roma al 2, la Juventus al 7, quindi la Roma di diritto dovrebbe giocare in casa la partita. Si pone se la Lazio dovesse passare il turno e non dovesse passarlo il Napoli, e quindi passerebbe il Parma, perché quindi ci sarebbe un Lazio-Parma e la Lazio avrebbe diritto di giocare in casa, e quindi ci sarebbe una concomitanza non si può giocare in due all'Olimpico nello stesso momento. Quello è ciò che, se dovesse passare il Parma, Lazio-Parma si giocherebbero all'Olimpico, mentre Juve-Roma si giocherebbe a Torino. E in questo caso vi è una norma che dice che la squadra posizionata meglio in campionato o detentrice dell'ultima Team Cup abbia il diritto, in concomitanza con la squadra di una stessa città, a giocare in casa. Che vuol dire tutto? Era un turnover. Non c'era Totti, non c'era De Santis, Strootman è entrato dopo, quindi era un turnover. Mi è piaciuto, io quindi vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, lasciate un breve commento e mettete mi piace. Io vi ringrazio per la visione, buon shalala a tutti e ci vediamo in un prossimo video. Beh, io ringrazio Sikulf di questa breve parte che mi ha fatto fare per il suo canale. Ok, bella. I'm the Trumpster, motherfucker.